quantomeno la spina dorsale dell'industria e dell'economia abruzzese. È una vocazione che dobbiamo far emergere di più di quanto non sia accaduto nel passato, quasi fosse un accidente che ad Atessa ci fossero queste fabbriche poco sentite come, diciamo, parte della tradizione dell'Abruzzo. Sono ormai invece decenni che questa presenza industriale così forte c'è, caratterizza oggi l'Abruzzo addirittura come la prima regione in Italia per produzione di veicoli. Pochi lo sanno che c'è questo record, non è solo frutto della capacità dell'Abruzzo e della capacità delle industrie presenti in Abruzzo di soddisfare le richieste di mercato, veicoli leggeri piuttosto che gli scooter della Honda. C'è purtroppo un quadro fosco nei dintorni che ha portato alla desertificazione industriale di gran parte del patrimonio industriale italiano, con fabbriche di automobili che oggi quasi non producono più veicoli, e noi dobbiamo porci questo tema. Lo vogliamo fare anche qui, partendo dal tema dell'innovazione insieme al polo dell'innovazione dell'automotive, discutendone con gli attori protagonisti, compreso e a partire dal ministro Urso, che sarà qui presente, con il quale in questo anno abbiamo più volte avuto incontri e stiamo lavorando per fare il tavolo dell'automotive come mai era stato fatto in precedenza al MIMIT, e vogliamo esercitare fino in fondo questo ruolo di leadership che l'Abruzzo ha assunto, quindi far conoscere all'Europa, all'Italia, agli attori protagonisti, alle industrie, alle istituzioni europee, anche queste presenti attraverso Thomas Wobben, che rappresenta l'alleanza delle regioni dell'automotive in seno al Comitato delle Regioni dell'Unione Europea, perché appunto questo quadro di incertezza che sta attraversando il settore dell'automotive deve essere sciolto. Dobbiamo dare una prospettiva e un futuro, dobbiamo interrogarci fino in fondo sulle cose che dobbiamo fare per dare un futuro a questa industria, e l'Abruzzo può da questo punto di vista dire molto, grazie anche ai suoi centri di ricerca.